Prende la parola il comandante della Brigata Sassari, generale di Brigata Gianluca Carai. Comandante, dai pure il riposo, Francesco. Posso? Gentilissime autorità, rappresentanti delle associazioni combattimentistiche d'arma, carissimi familiari, gentili ospiti e care scolaresche convenute di oggi, in qualità di comandante della Brigata Sassari, voglio rivolgere a nome anche di tutti i sassarini il nostro benvenuto qui alla caserma Gonzaga, sede del 152esimo Reggimento di Fanteria Sassari. Lasciatemi rendere il mio deferente omaggio e saluto alla bandiera di guerra del 152esimo Reggimento di Fanteria Sassari, oggi schierata qui di fronte a noi, che con le sue decorazioni rappresenta il sacrificio di quanti hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere per la nostra patria, per il bene comune, sia in Italia sia al di fuori dei confini nazionali. Devo inoltre rivolgere un carissimo ricordo, visto che qui sono presenti anche alcuni dei loro familiari, a chi è andato avanti, sacrificando la propria vita per la sicurezza e per il bene comune. Tra pochi giorni la Brigata Sassari, che ho l'onore di comandare, sarà ancora una volta impegnata in diverse missioni al di fuori del territorio nazionale. Per la prima volta saremo contemporaneamente protagonisti in tre differenti teatri operativi. In Afghanistan, dove il comando brigata del 152esimo Reggimento di Fanteria Sassari, nell'ambito dell'operazione NATO Resolute Support, assumerò il comando della regione ovest di quella nazione per fare attività di training e addestramento per le forze di sicurezza locali. In Iraq, dove il 151esimo Reggimento di Fanteria Sassari sarà impegnato nell'operazione Primo Partner. Anche lì, per addestrare le forze di sicurezza locali e per garantire la sicurezza della diga di Mosul, un importante bacino idrico fondamentale per centinaia di migliaia di persone che vivono in quell'area. In Libia, col terzo Reggimento Bersaglieri, che sarà impegnato nell'operazione Ippocrate, un'operazione di assistenza sanitaria alle popolazioni locali, nata nell'ambito di un accordo di cooperazione tra l'Italia e la Libia. Anche il personale del quinto Reggimento di Makover, del Genio e del reparto comando saranno anche loro impegnati nelle tre operazioni che ho menzionato. Infine, ancora una volta sul territorio nazionale, la Brigata Sassari sarà impegnata nell'ambito dell'operazione Strade Sicure in concorso alle forze di polizia. Pertanto la brigata ancora una volta sarà impegnata in un impiego massivo contemporaneo su diversi teatri e sono sicuro che ancora una volta sapremo dimostrare tutti insieme una grande dedizione e l'elevatissima professionalità di cui siamo capaci. Professionalità di cui oggi devo rendere merito di fronte ai miei diretti, ai nostri diretti superiori e a voi gentili ospiti, dei miei ragazzi e delle ragazze della brigata. Senza la loro abnegazione, senza il loro sacrificio, non avremmo mai potuto raggiungere i livelli di eccellenza che oggi abbiamo. Devo ringraziare il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che ancora una volta ha dato estrema fiducia alla brigata, affidandoci questo importante compito. Devo ringraziare lei, comandante, signor generale Leverano. Devo ringraziare il comandante della divisione ACO, il generale Vittiglio, che ci hanno assistito insieme ai vostri staff nell'importante preparazione multipla di queste diverse operazioni. Voglio infine ricordare le famiglie, le nostre famiglie che silenziose ci sono vicine, ci assistono nei diversi momenti della nostra vita professionale. A
alle nostre famiglie in qualità di comandanti, in qualità di genitori, di figli, di figlie, di fratelli e di sorelle, a nome di tutti i sassarini voglio rivolgere il nostro graditissimo attaccamento, il nostro ringraziamento, perché ci assistono, perché sopportano i lunghi periodi di lontananza, che purtroppo riguardano sia le fasi di preparazione della missione, sia la missione in quanto tale. Grazie a loro, alla loro vicinanza, siamo in grado di operare nel miglior modo possibile, mantenendo il giusto equilibrio e la giusta serenità. Con i saluti della Brigata Sassari e con il mio personale ringraziamento alla terra sarda, alla gente di Sardegna, che tanto ci è vicina e di cui la Brigata è espressione, voglio concludere augurandoci e augurando a tutti quanti noi buon lavoro. Buon lavoro per il nuovo impegno che ci vedrà tutti quanti coinvolti, sia in Italia sia al di fuori del territorio nazionale. Viva la Brigata Sassari, viva l'esercito italiano, sempre Forza Paris!